Paolo Ruffini qui oggi a Salina per A ricevere Messina in diretta. un premio con un nome importante, quello di Massimo Troisi. Infatti sono lusingato, sono felice e poi soprattutto sono felice di essere qua a Salina, che è un posto meraviglioso. Io sono profondamente legato, peraltro sono contento di essere a Messina in diretta perché sono molto legato a Messina e alla sua provincia, tantissimo. Io ho lavorato, vabbè, a parte a Giardini Naxos per diverse stagioni, poi insomma conosco benissimo tutta la vostra provincia, che sono stato 2 volte a Pace del Mela, a Barcellona, quindi insomma a Milazzo. Io adoro la vostra provincia, è meravigliosa. E essere qua in quest'isola è un'occasione straordinaria per festeggiare non un comico, un attore, un artista e soprattutto un poeta. Il fatto di tornare quindi a Messina e ricevere questo tipo di premio sicuramente sarà un orgoglio. Qualcosa di più, è qualcosa che mi ricorda che alla fine mi sento accolto in una terra come questa, che è una terra accogliente, perché la Sicilia per me è sempre stato questo. Io quando arrivo in Sicilia, che io possa arrivare in nave ad un porto che di per sé è l'accoglienza, o che arrivo a un aeroporto così importante, quello per Falcone e Borsellino, quando scende all'aeroporto io vedo loro due là che mi guardano, insomma, per me è una soddisfazione grande perché incredibilmente mi sento anche più legato all'Italia e a dei valori importanti. Mi sento a nome della testata che rappresento di ringraziarti per queste belle parole che ci fanno elogio e ci fanno anche un po' Ma emozionare. grazie a voi e grazie di questa accoglienza. Veramente mi sento sempre a casa e viva il premio Troisi. Speriamo ad Maiora che vada avanti sempre di più. E ricordiamoci sempre, che in questi tempi a volte ce lo dimentichiamo, che esiste una cosa che è ancora più contagiosa di un virus, che è l'amore. Quindi vi auguro tanto tanto amore, un'estate di amore e di felicità.